Legge universale del successo numero 1. Legge dell'attrazione. È una legge universale molto nota che afferma che il simile attrae il simile e si basa sull'idea del pensiero positivo. Secondo la legge dell'attrazione, tutta la materia, comprese le parole, i sentimenti, i pensieri e le azioni, è fatta di energia. Quando diciamo che il simile attrae il simile, significa che il positivo attrae il positivo e il negativo attrae il negativo. La legge dell'attrazione è sempre presente nella vostra vita, sia che ne siate consapevoli o meno. Potrebbe essere anche una buona spiegazione del perché state attraendo ora questa vostra realtà, che sia positiva o negativa. La legge dell'attrazione è una legge universale, il cui concetto esiste da sempre, ma che solo di recente ha iniziato a guadagnare popolarità. Ciò che più salta all'occhio quando impariamo a conoscere la legge dell'attrazione è l'idea di esprimere positività attraverso i pensieri, i sentimenti e l'atteggiamento mentale generale. Tutta la vostra vita cambierà. Se solo sceglierete di smettere di concentrarvi sulle cose che temete e su quelle che non volete. È così che si applica la legge di attrazione, esprimendo nei vostri pensieri, sentimenti e atteggiamenti ciò che esattamente volete che l'universo vi porti. Legge universale del successo numero 2. La legge di causa-effetto. Questa è un'altra legge molto efficace quando pensiamo di manifestare e raggiungere il successo nella nostra vita. Afferma che per ogni effetto c'è una causa precisa e che per ogni causa c'è un effetto preciso. Questo significa che dovreste sapere che i vostri pensieri, le vostre azioni e i vostri comportamenti hanno tutti la capacità di creare determinati effetti e di manifestare un certo tipo di vita. Il punto è che non potete continuare a fare le stesse cose e aspettarvi risultati diversi nella vita. Trasformando i vostri pensieri sarete in una posizione migliore per creare un nuovo destino. La legge di causa-effetto sottolinea che la vita non è mai costruita sul caso, sulla fortuna, e sugli incidenti. Per costruire il tipo di vita che desiderate, dovrete impegnarvi a sufficienza per creare quella realtà. Non potete semplicemente sedervi e aspettare che la vita accada, perché non accadrà mai. Le persone di maggior successo capiscono che per ottenere un risultato bisogna creare il proprio risultato, lavorando sodo e impegnandosi a sufficienza. Quando diciamo che tutto ciò che abbiamo nella nostra vita è un effetto che è derivato da una causa specifica, allora dovete sapere che le cause sono le azioni che si compiono nella vita. La legge di causa-effetto conferma che la capacità di raggiungere il successo in tutti i campi della vita è in realtà molto prevedibile, a patto di essere molto attenti a ciò che si fa e alle decisioni prese. La prevedibilità sta nel fatto che prendendo le decisioni e le azioni giuste si raggiungerà il livello di successo desiderato. Nel momento in cui un individuo è consapevole di ciò che vuole, può utilizzare la legge di causa-effetto per modellare il proprio tipo di successo. Legge universale del successo numero 3. La legge della relatività. La legge della relatività è una legge universale che afferma che non c'è nulla di grande o piccolo, di buono o cattivo, finché non si riesce a metterlo in relazione con qualcos'altro. Questo ha un ruolo molto importante nell'aumentare la motivazione, perché quando si trova qualcosa che è migliore del proprio, è probabile che si senta il bisogno di migliorarsi. Nel
È importante assicurarsi di utilizzare sempre la legge della relatività a proprio favore, in quanto essa permette di aumentare la propria autostima. Si tratta di pensare che, se ci sono persone che fanno qualcosa di meglio di voi, allora significa che anche voi potete fare qualcosa di meglio degli altri. Per quanto questa legge vi dà la possibilità di vedere le vostre sfide, dovreste usarla soprattutto per migliorare sempre. Quando la vostra mente crede nella vostra bontà e nella vostra qualità, è più probabile che restiate positivi e che vi impegnate a fare progressi. Legge universale del successo numero 4. La legge del distacco consapevole. Secondo questa legge, è la resistenza a ciò che è già o ad aspetti che non possono essere cambiati che porta alla sofferenza. La vita ci porta a diversi tipi di esperienze e noi dobbiamo imparare a gestire ognuna di esse in modo sano. Troverete difficoltà in diversi ambiti della vostra vita, sia personali che professionali, se imprigionate la mente e il cuore nei cambiamenti che avvengono intorno a voi, siano essi positivi o negativi. Questa legge invita ogni persona ad accettare ciò che è, e con ciò si intende le realtà inalterabili della nostra vita, senza alcun tipo di resistenza. In questo modo si è in grado di liberarsi da qualsiasi tipo di sofferenza o dolore, mettendosi in una posizione in cui si può perseguire in modo sereno e facile tutti i propri obiettivi e sogni. Ci sono solo alcuni aspetti della nostra vita che non possono essere cambiati e più li combattiamo, più diventiamo infelici. È quindi importante cambiare le cose che si possono cambiare ed è altrettanto importante essere abbastanza saggi da accettare le cose che non si possono cambiare. In questo modo non sprecherete le vostre energie né fisiche né mentali, risparmiandole per altre imprese costruttive. Il successo arriva sempre, sempre, a coloro che sono disposti ad andare avanti e non permettono che le situazioni o le esperienze attuali li trattengano in alcun modo. Nella vita ci saranno sempre ostacoli e sfide ed è importante conoscere le battaglie da affrontare. Molte persone sono bloccate a un certo punto della loro vita perché hanno permesso alla paura o ai rimpianti di avere il controllo. La soluzione a questo problema è avere la capacità di godere delle cose positive della vita e anche di permettere alle cose negative di non opporre resistenza e di non essere influenzati da esse. Legge universale del successo numero 5. La legge della gratitudine. Questa legge si concentra sull'importanza di mostrare sempre apprezzamento per le cose che ci circondano e per chi siamo nella vita. Con la gratitudine arrivano tante benedizioni. E questo è ciò che esattamente vi mette sulla strada del successo. Normalmente la gratitudine crea emozioni positive in una persona che allinea la propria gratitudine e la legge della gratitudine alla legge di attrazione. Quando si inizia da un punto di accettazione che si ha nella propria vita in questo momento, si apriranno più porte al successo e al progresso. Un altro aspetto dell'esprimere sempre gratitudine è che si raggiunge la pace della mente e del cuore. Questo vi darà perciò la forza interiore per continuare a spingere verso la realizzazione di tutti i vostri obiettivi e sogni. La legge della gratitudine insegna anche che le persone che non sono mai soddisfatte di ciò che hanno nella vita sono semplicemente egoiste. La gratitudine è un sentimento vitale che può effettivamente trasformare la vita di una persona, in quanto la vita le darà di più di ciò per cui la persona si sente grata.
Legge universale del successo numero 6. La legge dell'intenzione. La legge dell'intenzione evidenzia l'importanza di vivere i propri sogni anche prima che si realizzino. Questo dovrebbe avvenire attraverso i pensieri, i sentimenti, le parole e le azioni. È una parte importante della creazione del successo, poiché rafforza la vostra fede interiore, facendovi credere nella possibilità reale della realizzazione. La verità è che agire come se ciò che desiderate di più fosse già nella vostra vita, anche se ancora non lo è fisicamente, è il segreto per realizzare miracoli. Questo perché in realtà tutto è già stato creato e ogni persona è in grado di attrarre tutto ciò che desidera nella vita. Quando rendete tutti i vostri desideri parte di ciò che siete, significa che sono stati concepiti. Più continuate a comunicare quel desiderio, più forte esso diventa e più velocemente viene portato alla realtà. Quando si desidera qualcosa nella vita, non bisogna mai permettere alla negatività di ostacolarci né di frenare il nostro desiderio. Concentratevi dunque su quella cosa specifica e non pensate nemmeno un istante a come potreste non ottenerla. Iniziate invece a pensare a come sarà la vostra vita una volta ottenuto ciò che desiderate e vivete il vostro sogno nella mente. Gran parte della vostra vita deriva dai vostri pensieri. Perciò create la vostra vita nella vostra mente e nel vostro cuore e si realizzerà. Legge universale del successo numero 7. La legge del dono. La generosità può cambiare notevolmente la vostra vita e far sì che la legge di attrazione operi sempre a vostro favore. Una persona che dona è considerata di buon cuore e più aperta alle benedizioni della vita. Ricordate però che la generosità non si misura in base a quanto si dona, ma in base alla bontà e all'apertura con cui si dona. Se la donazione non fluisce nella vostra vita, non accadrà nulla di importante e probabilmente rimarrete bloccati in un punto morto. Questa legge incoraggia ogni persona a essere sempre in uno stato d'animo di dare. Questo non significa affatto esaurirsi. Imparate a essere il tipo di persona che dà ciò che la fa sentire felice e che lo fa sempre per amore e cura. L'universo non può mai essere ingannato dal fatto che si continui a esercitare l'atto di dare solo per il motivo di ricevere. La verità è che se si dà per ricevere, si rischia di non ricevere e addirittura si finisce o si rischia col finire di perdere ciò che si ha già. Imparare a donare, infine, vi apre alla realtà della vita e vi fa vedere le situazioni in cui si trovano le altre persone, insegnandovi così anche a essere sempre più grati.